Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla con cacao e nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, uova, zucchero, burro, lievito per dolci, sale, vanillina, scorza di limone, scorza d'arancia, cacao amaro e nocciole tagliate grossolanamente. Andiamo il via alla ricetta. Prima di iniziare a preparare la frolla, mettiamo momentaneamente da parte le nocciole tritate grossolanamente e il cacao amaro e iniziamo a preparare la base per la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza d'arancia e la scorza di limone. Azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo il fondo del boccale. Adesso aggiungiamo il burro. La farina, il uova, il pizzico di sale, il lievito per dolci e la vanillina. E azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta. Riprendiamo gli ingredienti che avevamo messo precedentemente da parte. Riprendiamo i nostri ingredienti, versiamo il cacao all'interno del boccale e le nocciole tagliate grossolanamente e facciamo amalgamare per 30 secondi, antiorario, velocità 3. Composto è pronto, trasferiamolo sulla pellicola trasparente. Dopo aver trasferito il composto sulla pellicola trasparente e aver dato la forma di un salamino, trasferiamolo in frigo per almeno 30 minuti. Trascorsa mezz'ora, abbiamo ripreso la frolla che si è compattata, rimuoviamo la pellicola trasparente e con l'aiuto del coltello andremo a porzionare la frolla e formare i biscotti. Dopo posizioneremo i biscotti su una teglia rivestita da carta da forno. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Una volta tagliati i biscotti, li inforneremo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia.
Biscotti di frolla con cacao e nocciole. Grazie e alla prossima ricetta.